a tutti, io sono Gianluca degli Araldi del Vangelo, benvenuti sul nostro canale. Oggi è una giornata molto particolare per me e spero che lo sia anche per voi, perché è l'inizio di un nuovo percorso che faremo insieme. Questo percorso si chiama Camminando con i Santi. Adesso vi spiego un pochino meglio. Prima di tutto siamo qui a Venezia, nella provincia di Venezia, a Mira, e siamo nella cappella degli Araldi del Vangelo, con Gesù, con la Madonna, che saranno la nostra luce in questi passi che faremo insieme. Ma che cos'è questo programma Camminando con i Santi? Non stiamo parlando di una lezione, non è una lezione. Dei santi non prenderemo le loro caratteristiche, la loro storia, ma no, prenderemo qualche pillola che ci permetta di camminare con loro, cioè di diventare santi insieme a loro. Perché cosa c'è tra noi e i santi che ci accomuna? I santi ne esistono di tanti tipi, ci sono santi che sono morti martiri, ci sono santi che hanno vissuto una vita, sono stati re, ci sono stati santi bambini, ma tutti questi santi da che cosa sono accomunati? Dalla sofferenza, dall'imparare ad amare la sofferenza. Ed è quello che faremo insieme, cercheremo di raccontare le storie dei santi per imparare ad amare la sofferenza come facevano loro. E perché questo amore per i santi? Voi, non so se tutti già siete dei frequentatori del canale, ma noi Araldi del Vangelo, io in particolare sono un terziario, faccio parte del terzo ordine, e quindi sono sostanzialmente un laico che coopera le attività e condivide il carisma del fondatore. Noi amiamo i santi perché il nostro fondatore ci ha insegnato a farlo. Voi sapete che il nostro fondatore è Monsignor João Scogliamiglio Cladias e il suo formatore, il signor Dottor Plinio, il suo formatore ma formatore dell'anima di tutti noi, era solito raccontare ogni giorno una storia dei santi. Era una piccola pillola di santi che ogni giorno lui raccontava. E beh, questo amore l'ha trasmesso al nostro fondatore e il nostro fondatore era solito fare riunioni raccontando queste storie. E quindi sulle loro orme adesso, sulle orme anche di un altro sacerdote che ha fatto questo stesso programma in Brasile, perché voglio dirvi che questa è una traduzione di un programma che un padre ha già fatto, non è assolutamente merito mio, ma un padre, si chiama Padre D'Artagnan, che vive a San Paolo, ha fatto questo programma e quindi mi ha raccontato le storie dei santi e io sono convinto che raccontarle anche a voi, che vivete come me in Italia, che calpestate lo stesso suolo che hanno calpestato la maggior parte dei santi del mondo, perché diciamo chiaramente la maggior parte dei santi sono stati italiani, spagnoli e francesi. Quindi noi europei abbiamo una grande responsabilità, quello di ritornare a camminare con i santi. E questo lo faremo insieme. E quindi continuiamo a camminare insieme partendo da oggi. Salve Maria a tutti.